ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Metal Dog Channel. Voglio iniziare con questo video un nuovo format sul canale. In verità avevo già fatto, quando ho aperto il canale, un po' di monografie, biografie. Infatti ne ho già fatta una riguardando il Litfiba proprio all'inizio del canale. E volevo in effetti fare un nuovo video riguardante Litfiba, un po' in chiave più aggiornata, però ho deciso che siccome il video dei Litfiba è comunque presente sul canale, ho deciso di cominciare parlando di un altro gruppo che a me piace moltissimo e che so che tantissimi miei follower seguono, ovvero i Nightwish. E quindi ho deciso di iniziare questo format proprio parlando un po' dei Nightwish. Vi racconterò un po' la biografia dei Nightwish e vi farò vedere anche un po' di materiale che ho, di unboxing, di CD, DVD, Blu-ray, eccetera. E quindi voglio iniziare dicendo che ad oggi, il 2023, i Nightwish sono considerati uno delle band di metal sinfonico più popolari e importanti che ci sono, tant'è vero che la casa discografica, loro hanno come etichetta la Nuclear Blast, che è una casa che si occupa principalmente di power metal e metal sinfonico, e loro sono uno dei gruppi proprio di punta della Nuclear Blast. Detto questo, bisogna fare un bel viaggio all'indietro. E bisogna andare al 1996, quando in Finlandia, a Kite, Tuomas Holopainen, guardando un po' tutto quello che è il paesaggio, perché la Finlandia ha questi paesaggi bellissimi, decise di fondare una band chiamandola Desiderio Notturno, appunto, che significa Nightwish, proprio grazie all'ispirazione del paesaggio. E inizialmente aveva come idea di fare una sorta di piccolo gruppo acustico. Infatti lui ideò questa cosa proprio durante un falò, e incisero il primo demo formato da tre pezzi, con Tuomas Holopainen che si trovava alla tastiera, che studiava, perché tra l'altro sua madre era insegnante di pianoforte, e infatti una sua allieva, ovvero Tarja Turunen, oggi diventata una delle mezzo soprano in ambito metal più popolari, era appunto allieva della madre. Quindi Tuomas decise di fare cantare a lei i brani della sua band, e con loro ci fu anche Erno Empuvvurinen alla chitarra acustica. Nacque così il primo demo dei Nightwish, un demo registrato in una chiave molto molto underground, e comprende Nightwish, The Forever Moments e Etienne, un demo interamente di musica acustica, quindi senza elettrico, tutto voce e chitarra classica e tastiere. All'inizio invece del 1997 Tuomas decide che, un po' anche grazie alla sua passione per la musica heavy metal, decide che è giusto evolvere un po' il suono della band verso lidi un po' più consoni alle sue passioni, e quindi decide di far unire a loro il batterista Jukka Nevalainen, mentre la chitarra acustica fu sostituita dalla chitarra elettrica. Quindi la band a questo punto era formata da quattro membri: Tuomas Holopainen alle tastiere, nonché autore di musica e testi, Tarja Turunen alla voce, Erno Empuvvurinen alla chitarra elettrica e Jukka Nevalainen alla batteria.
Con questa formazione Thomas cominciò a lavorare a pezzi inediti, pezzi che poi sarebbero entrati nel primo album, chiamato appunto Angel for Fist, che inizialmente doveva essere il titolo del demo. Poi, grazie alla Spine Farm Records, che aveva creduto nel progetto, una etichetta finlandese che all'epoca era molto in voga, riuscirono a realizzare addirittura proprio un album e non solo un demo, dando anche un po' di input alle origini del sound The Nightwish. E il primo singolo in assoluto The Nightwish, che poi anticipò l'uscita dell'album, fu The Carpenter, che raggiunse anche la posizione numero 8 in classifica in Finlandia. Questo primo lavoro dei Nightwish è basato molto più sulla melodia che sulla velocità, distanziandosi dai dischi successivi. Quindi io ve lo faccio vedere, eccolo qui, Angel for Fist, il primo album dei Nightwish, come si può vedere anche dalla locandina, è abbastanza underground. Questa è l'edizione Reloaded del 2008, quindi restaurata e con l'aggiunta di bonus track, e vado a leggervi la tracklist. Troviamo Erb and Pat, Beauty and the Beast, The Carpenter, Assa Romance, Angels for Fist, Tutankhamen, Nymphomaniac Fantasia, Kno, Why the Nightingale Sings, e già qui c'era un po' di idea di suite, Lappyland, formata da quattro brani piccoli, ovvero Er My Arvi, Witch Drums, This Moment is Eternity e Eiti Ainen. Scusate per il pessimo finlandese, ma per ovvi motivi non so pronunciarlo bene. E in questa edizione Reloaded del 2008 troviamo anche Aretan Tutusi, che era incisa già in una edizione successiva della ristampa dell'album, più i tre brani del demo dei Nightwish, che sono appunto Nightwish, The Forever Moments e Eti Anien. Quindi, questo è il primo album. Io vi consiglio da questo album Elven Path, Beauty and the Beast, The Carpenter e appunto Angels for Fist. Col senno di poi, Tuomas Holopainen dirà che non si è mai sentito soddisfatto più di tanto del lavoro dietro questo album, sia per quanto riguarda testi, sia per quanto riguarda la musica e il missaggio. Tra l'altro, i testi di Tuomas Holopainen sono testi abbastanza mitologici, molto molto astratti, che ricalcano un po' in chiave fantasy tutta la sua ideologia e con il passare del tempo, diciamo che bene o male la linea per quanto riguarda i testi è la stessa, anche se poi di album in album subiranno delle varie differenze, sia per quanto riguarda un po' di modernizzazione delle liriche, sia per quanto riguarda anche proprio una scelta stilistica anche di idee. Detto questo, nel 1998, anche grazie alla Spine Farm Records, hanno in progetto di realizzare un nuovo album e si rendono conto che bisogna assolutamente trovare un bassista, e questo è Sammy Vanska, che si aggiunge alla band per suonare il basso elettrico. Quindi da quattro membri i Nightwish diventano cinque, e viene così inciso e pubblicato dalla Spine Farm Records Oceanborn, disco che raggiunse il quinto posto in classifica, anticipato dal singolo Sacrament of Wilderness, che raggiunse persino la cima della classifica tra la fine del 98 e l'inizio del 99. Questo qui è Oceanborn, il secondo disco dei Nightwish, e è considerata una pietra miliare per il metal sinfonico. È probabilmente uno dei dischi che hanno dato origine un po' al genere. E vado a leggere anche qui la tracklist. Troviamo Stargazers, Gethsemane, Devil at Deep Dark Ocean, Sacrament of Wilderness, Passion in the Opera, Svanehart, Moondance, Riddler, The Pharaoh Sails to Orion, Walking in the Air e Sleeping Sun. Sleeping Sun aggiunta solamente in una ristampa dell'album, perché inizialmente non era all'interno dell'album, ma fu un singolo che uscì l'anno dopo, che ebbe moltissimo successo e che ancora oggi riscuote tantissimo successo dal vivo.
Io consiglio del disco Stargazers, Devil at Deep Dark Ocean, Passion in the Opera, Swoneheart e appunto Sleeping Sun. Detto questo, Oceanborn fa parte di quella categoria di dischi in cui poi riuscirà ad ispirare tantissimi gruppi che dai Nightwish in poi abbiamo gruppi come gli Epica, per fare un esempio, gli After Forever, eccetera, che si ispireranno tutti a Sound Nightwish che ha dato inizio con questo Oceanborn e che quindi anche soprattutto in fase del cantato, perché bisogna dire che comunque questa sorta di metal molto orchestrale con impatto cinematografico, anche se qui era un po' più power metal, con questa voce lirica femminile, dava veramente un impatto veramente originale per l'epoca. Detto questo, con Oceanborn e Nightwish cominciano a fare un tour nazionale in Finlandia e riescono a riscuotere anche abbastanza successo. Tanto che partecipano alle qualificazioni finlandesi per l'Eurovision Song Contest con il pezzo Sleepwalker, una ballata che c'entra poco con il Sound the Nightwish, ma che a livello di testo e a livello di atmosfera siamo veramente, veramente sulla stessa impronta. E finirono al terzo posto per quanto riguarda l'Eurovision Song Contest, le qualificazioni. Detto questo, il successo della band continua a crescere e quindi il prossimo album, il terzo, viene fuori con una lirica ed una attenzione più marcata verso gli arrangiamenti. Quindi il 2000, a maggio del 2000, esce il terzo album dei Nightwish, ovvero Wishmaster, che è probabilmente uno dei migliori dischi della band, nonché pieno di pezzi iconici, per me uno dei migliori assolutamente. E ve lo sto facendo vedere, questa è sempre l'edizione Reloaded del 2008, quindi con brani di missaggio restaurato e aggiunta di bonus track, e vi vado a leggere la tracklist. Ed esce Is My Sin, The Kisslayer, Come Cover Me, Wanderlust, 2-4 Tragedy, Wishmaster, Bad Grace Misery, Crawless, Deep Silence, Complete, Dead Boys Poem, Fantasmic, e come bonus track appunto la Sleepwalker che ho già nominato, Wanderlust Live e Deep Silence, Complete Live. Dunque, con Wishmaster i Nightwish si imbarcano nel loro primo tour internazionale, il Wishmaster, tanto che fanno approdo anche in Italia per la prima volta nel 2000 e tra l'altro bisogna dire che Wishmaster debuttò al 21° posto in Germania e al 66° posto in Francia, nonché nel 2019 la rivista Metal Hammer ha classificato Wishmaster come il 18° disco power metal migliore di tutti i tempi, al 18° posto. Detto questo, il marcato successo dei Nightwish è molto molto presente anche dalla pubblicazione del primo live della band, sempre sotto forma pubblicato dalla Spine Farm Records, uscita in videocassetta, DVD e CD, ecco il DVD From Wishes to Eternity, registrato a Tampere nel 2000. E vado anche qui a leggervi la tracklist: The Kisslayer, She Is My Sin, Deep Silence, Complete, The Pharaoh Says to Orion, Come Cover Me, Wanderlust, Instrumental, Crimson Tide, Deep Blue Sea, Swaneheart, Erwin Path, Fantasmic Part 3, Dead Boys Poem, Sacrament of Wilderness, Walking in the Air, Beauty and the Beast e Wishmaster. E qui, alla fine del concerto, vediamo che la band viene premiata con il disco d'oro in Finlandia. Quindi siamo in una fase di davvero ascesa per i Nightwish, che sono pronti per un nuovo line-up, cambio di line-up, e Thomas si rende conto che per far evolvere il sound della band c'è bisogno di un bassista un po' più tecnico, e quindi molto amichevolmente Sammy Vanska lascia la band. E Tuomas Holopainen
sostituisce Semivasca con Marco Jeetala. Marco Jeetala era già conosciuto per la sua militanza nel suo gruppo di heavy metal Itarot, e questo porta che Marco Jeetala all'interno della band sia ufficialmente bassista e seconda voce del gruppo, perché in qualche pezzo di questi dischi usciti fino al 2000 qualche voce maschile era dello stesso Tuomas, che effettivamente si rende conto che non è una delle scelte migliori, visto che vocalmente non è proprio come quando suona la tastiera, diciamo così. E Marco Jeetala è un ottimo cantante ancora oggi. Detto questo, però, Semivasca, prima di lasciare il gruppo, incide un EP, Over Days and Far Away, che è più che altro una esigenza di mercato della Spine Farm Records. E appunto, questo EP contiene Over Days and Far Away, la cover di Gary Moore, e contiene Tenth Man Down, Away e Astral Romance, che è una versione remake del brano contenuto già nel primo disco, Angels Fall First. Detto questo, ci troviamo un gruppo che ha pubblicato tre album studio, ha fatto una tournée nazionale, una tournée internazionale, ha pubblicato un live con CD, VHS e DVD, ha pubblicato un EP, compreso una cover. Quindi, fatto sta che adesso i Nightwish cominciano ad essere una band molto, molto internazionale e anche abbastanza, in un certo senso, popolare sia in Finlandia sia oltreoceano. Quindi, nel 2002, i Nightwish danno alla luce il quarto album, ovvero Century Side, anticipato dal singolo Ever Dream e dal singolo Bless the Child, entrambi singoli che vendono molto molto bene. Soprattutto poi Bless the Child con un video di grande spessore. La maggiore differenza che si ha in questo album è che il suono è diventato ancora più dark dei precedenti, i testi sono ancora più personali. Infatti c'è anche un pezzo chiamato Forever Yours, che i Nightwish non hanno mai suonato dal vivo perché, come ha detto lo stesso Thomas, riguarda una sua questione molto molto personale e quindi non la suonerà mai dal vivo. Ancora continuano i riferimenti alla mitologia, si parla anche di religione e si parla anche un po' della ricerca della spiritualità e anche del futuro incerto della persona. Detto questo, un'altra differenza che caratterizza l'album rispetto ai precedenti è che c'è un uso di orchestra nella maggior parte dei pezzi, che così hanno dei toni molto più sinfonici e neoclassici. Il disco in Finlandia fu un record di vendite, disco d'oro in 2 ore addirittura, e in 2 settimane conquistò il disco di platino con 300.000 copie vendute, con 30.000 copie vendute anche in Germania e in Austria. Eccolo qui, Century Side, anche questa la copertina è diventata ormai molto molto celebre, e vado a leggervi anche qui la tracklist: Blessed Child, End of All Hope, Dead to the World, Ever Dream, Slain to Dreamer, Forever Yours, Ocean Soul, Feel for You, The Phantom of the Opera, Beauty and the Beast, una suite che comprende 3 pezzi come Long Lost Love, One More Night to Live e Crystal Bill. Da notare che c'è The Phantom of the Opera, la cover di Andrew Lloyd Webber, del musical fatta in chiave Nightwish. La cover precedente era Over Days and Far Away di Gary Moore, e hanno fatto anche in Oceanborn, Walking in the Air, che è un'altra cover. Quindi con questo siamo già a 4 album, e nel 2003, visto il grandissimo successo anche del tour di Century Side, viene pubblicato un VHS e un DVD,
documentario che chiamato End of Vince, Innocence, dove viene mostrato il making of e la lavorazione di Century Child, oltre un po' al dietro le quinte e a un diario del tour. Nel 2003 la cantante Tara Turunen si sposa con l'imprenditore argentino Marcello Capuli, diventato il suo manager personale. E questa cosa porterà ad avere un po' degli attriti tra Taria e gli altri componenti della band, che per ora vengono ancora taciuti, e si danno, tanto che una volta Taria Turunen, durante una discussione, ha addirittura minacciato di poter essere in grado di fare la solista quando vuole, visto ormai il successo, e di voler lasciare la band tra qualche anno. Nonostante questo, Thomas scrive uno degli album più importanti di Nightwish, nonché l'album più iconico, il quinto album, ovvero Once, che viene lanciato dal singolo Nemo, uno dei singoli più famosi dei Nightwish, nonché anche uno dei più commerciali insieme a The Everdream, in verità. Grazie al grandissimo budget, The Nightwish Once viene registrato con il supporto di una vera orchestra, e questa orchestra viene diretta dal maestro Pip Williams, che da lì in poi, ancora fino ad oggi, collaborerà con i Nightwish su tutti i dischi, fungendo quasi da un membro esterno della band per quanto riguarda tutta la parte orchestrale. Eccolo qui, Once, disco che ha avuto un grandissimo successo, e tra l'altro, dopo il tour di Century Side, la Spinefarm Records si rende conto dell'eccessivo successo della band, quindi si decide che la band ha bisogno di una etichetta un po' più grossa, e qui si fa avanti la Nuclear Blast, che tuttora hanno una delle etichette più grandi ancora oggi del metal sinfonico e del power metal. Questo porta l'edizione di Once a uscire in formato standard, in formato deluxe, in formato DVD audio. Poi sono uscite tantissime ristampe. Ancora oggi, perché è ormai un disco iconico, eccolo qui, e vi vado a leggere anche qui la tracklist: Dark Chest of Wonders, Which I Had an Angel, Nemo, Planet Hell, Pink Mary's Blood, The Siren, Dead Gardens, Romanticide, Ghost Love Score, Quolema, Take It Italian e Higher Than Hope. Per quanto riguarda la versione standard, nella versione deluxe c'è anche qualche altra bonus track, tipo Live to Tell the Tale e White Knight Fantasy. Detto questo è il mio album The Nightwish preferito in assoluto, ma penso che sia quello preferito di quasi tutti i fan The Nightwish. Io posso consigliarvi Dark Chest of Wonders, Planet Hell, la bellissima Pink Mary's Blood, suonata insieme a John Chuox, un nativo americano, un indiano nativo americano. Il gano appunto, The Siren bellissima e Ghost Love Score, che è diventata l'inno della band, che ancora oggi viene suonata verso la fine dei concerti da sempre, diventando il secondo pezzo, diciamo, in certo senso più iconico del gruppo, insieme a Dead Boy's Poem, la ballata contenuta all'interno di Wishmaster, che, quando parlo di iconico, sicuramente Ghost Love Score è il pezzo più iconico e rappresentativo di Nightwish, ma Dead Boy's Poem fino all'epoca era considerata, diciamo, proprio la chiave principale del gruppo. Once, ovviamente, successo stratosferico. Diventa in poche ore disco d'oro in Finlandia, e in qualche settimana disco di platino. Anche grazie al loro Grabrest, l'album viene spinto anche con una grandissima promozione, tanto che va ai famosissimi programmi come Top of the Pops con il singolo Nemo, e contiene anche una canzone cantata in finlandese, come appunto ho già nominato, Quolema, Teikita Italian.
Il successo di questo tour porta all'uscita di un nuovo live, anche qui uscito su VHS, su CD e su DVD, e nel 2009 è uscito anche in formato Blu-ray, e sto parlando di End of an Era. Ecco qui il Blu-ray del 2009, e vado a leggere la tracklist: Dark Chest of Wonders, Panettel, Ere, Dream, The Kingslayer, Phantom of the Opera, The Siren, Sleeping Sun, High Hopes, Blessed Child, Wishmaster, Silent Dreamer, Kolema, Teiki, Titalian, Nemo, Ghost Love Score, Stone People, Creek, Mary's Brew, Over the Hills and Far Away, Wish I Had an Angel. Stone People è un pezzo di John Chuax che è come special guest dell'album, del live, che quindi suona Stone People, il suo pezzo, e con i Nightwish, Creek, Mary's Brew, che aveva già inciso in Once. La data per registrare il live è appunto l'ultima dell'Once Tour, ovvero il 21 ottobre 2005 all'Artwall Arena di Helsinki, data, come dice il titolo, resa famosa perché è la fine di un'era, perché Tarja Turunen viene allontanata dalla band, licenziata con una lettera che gli viene data proprio alla fine di questo concerto. Infatti, tutta la fase promozionale del live sarà realizzata senza Tarja e principalmente con Tuomas e Marco Jeetala. Qui si ha un po' il casino che poi successe all'epoca, che appunto Tuomas, questa cosa che aveva detto Tarja, che voleva lasciare la band dopo il prossimo disco, lui l'ha anticipato. Poi c'erano questi problemi tra la band e, per quanto riguarda il manager Marcello Capulli, che poi era anche il marito di Tarja, eccetera, eccetera. Tarja fu accusata di essere quasi un membro, essere diventato quasi un membro esterno della band, che la vedevano solamente sul palco un po' prima nel soundcheck, e poi tutto il resto del tour viaggiava in sede separata con il marito. Detto questo, poi Tarja farà una conferenza stampa, tra l'altro molto, molto triste. Potete vedere dei video online dove lei addirittura è in lacrime, che dice che comunque in ogni caso i Nightwish hanno sempre avuto la sua precedenza. Lei deve la sua carriera ai Nightwish, è stato un ottimo percorso, ma che sicuramente continuerà da solista come aveva intenzione di fare. Detto questo, bisogna dire che comunque dal 2006 in poi i Nightwish cominciano a perdere un po' del pubblico, perché un po' questa cosa dell'allontanamento di Tarja, e quindi diciamo un certo senso di una grandissima forma di originalità del gruppo, che era proprio data dalla voce di Tarja, viene smarrita, e quindi moltissimi preferiscono abbandonare i Nightwish. Cosa che ovviamente non è da me, io li ho iniziati a seguire solamente 2 anni dopo. Detto questo, vi faccio vedere poi nel 2019 è uscita una ristampa di End of an Era, che è uscito anche in vinile, e io ho preso l'edizione Airbook, guardate, che comprende 3 vinili, un Blu-ray e 2 CD audio del live. Ecco qui, vi faccio vedere un solo vinile, questo qui, e vi faccio vedere poi per quanto riguarda, ecco qua, Blu-ray e 2 CD audio. Detto questo, Tuomas Holopainen comincia a scrivere il nuovo album, e è un album molto molto intimista. Anche per quello che è successo con l'allontanamento di Tarja, eccetera, e alcuni brani sono veramente, veramente drammatici e tristi. Addirittura nel primo brano, The Poet and the Pendulum, una suite di 15 minuti, Tuomas addirittura si sente morire per poi rinascere in un certo senso, oltre ovviamente poi al singolo di lancio del disco Bye Bye Beautiful, che sembra appunto dedicato proprio a Tarja. E la nuova cantante dei Nightwish è Anette Olzon, che era già nota per far parte di una band, gli Elison Avenue.
Annette Olson ha un timbro stilistico vocale molto diverso da Taria. Lei è più sullo stile del rock classico, rock pop. Infatti, penso che Thomas abbia voluto intraprendere l'opzione di dare una svolta diversa al sound di Nightwish, più che fare trovare magari una clone di Taria. E nonostante questo, nonostante ci siano alcune persone che hanno lasciato i Nightwish, il disco Dark Passion Play viene pubblicato il 26 settembre 2007, eccolo qui. Per me è il secondo miglior disco dei Nightwish, probabilmente, con ovviamente Annette Olson alla voce. Marco Jeta basso e seconda voce, Tomas Holopainen alla tastiera, Empu Vuorinen alla chitarra e Jukka Nevalainen alla batteria. E troviamo da questo album in poi la collaborazione con il polistrumentista Troy Donotley, che si occuperà dei cori, del flauto e della seconda chitarra in alcuni brani selezionati. E andrà con loro anche in alcune date live, quindi in un certo senso il gruppo diventa di sei persone, anche se ancora non è ufficializzato. E vado a leggervi la tracklist anche qui: The Poet and the Pendulum, Bye Bye Beautiful, Amaranth, Cadence Overlast, Brit, Master Passion Grid, Eva, Sahara, Whoever Breaks the Night, For the Heart Ion's Head, The Slain, The Last of the Wilds, Seven Deaths to the Wolves e Maidens of Heaven, brani consigliati da me, The Poet and the Pendulum, Cadence Overlast Brit, Whoever Breaks the Night, Last of the Wolves, Seven Deaths to the Wolves e Maidens of Heaven. Il disco inizia ad avere un sound che porta i Nightwish ad essere considerati un po' più sul metal gotico più che su quello lirico con l'impronta di Taria. Poi ci sarebbe da fare tutta una questione del vero genere gotico, quale sia, se davvero esiste il vero genere gotico, eccetera. In ogni caso, comunque, era questa la definizione all'epoca. E tra l'altro, bisogna dire che questo è il disco preferito di Steve Harris, che ha considerato i Nightwish addirittura come i loro, in un certo senso, successori a livello di popolarità e di importanza. Detto questo, dopo Dark Passion Play, i Nightwish vanno ovviamente in tour con il Dark Passion Play World Tour e fanno anche varie esibizioni ai festival, tipo cominciano ad andare in festival molto quotati come il Wacken Open Air, ricordo nel 2008, anche se Annette Olson dal vivo non ha proprio lo stesso carisma e la stessa potenza di Taria. Nei brani del nuovo album se la cava bene, ma in quelli degli album precedenti non ha riscontri sempre favorevoli. In ogni caso, nel 2008 viene pubblicato un EP digitale chiamato The Nightwish Sound Reborn, dove vengono pubblicati alcuni degli album presi di Dark Passion Play in versioni demo, con Marco Jeta alla voce o versioni strumentali. Nel 2009, invece, sia come ogni tutta tradizione, sia un live, Made in Hong Kong e in Various Other Places 2008-2009, perché appunto viene registrato una 5-6 pezzi in Giappone e poi qualche altri sparsi, e contiene anche qualche bonus track e la cosa strana di questo disco dal vivo è che, a differenza degli altri, Made in Hong Kong contiene solamente brani live, ma solamente quelli dell'album Dark Passion Play. Ora, bisogna dire che questo è l'unico live ufficiale pubblicato con Annette Olson alla voce e gli unici brani presenti
live nel disco sono quelli dell'ultimo album che sono stati incisi con Anelto Azzone alla voce, quindi penso che non sia proprio una scelta casuale. E vado a dire la scaletta: Bye Bye Beautiful, Wherever Breaks the Night, Amaranth, Point and Pendulum, Sara, This Slender con Troy Donotary anche dal vivo, Last of the Wild sempre con Troy Donotary dal vivo e Seven Days to the Wolves. Poi c'è la bonus track Escapist, la colonna sonora di un film finlandese che hanno inciso While Your Lips Are Still Red e Cadenza per Last Brit in versione demo presente in Dark Passion Play. Oltre allegato c'è un DVD che comprende il videoclip di Bye Bye Beautiful, Amaranth, This Slender e un documentario che dura circa una quarantina di minuti che parla della lavorazione del disco e della tournée. Detto questo, inizia un percorso molto molto importante per i Nightwish, che l'idea di Thomas è quella di distaccarsi un po' dai soliti testi canonici della band e anche un po' dallo stile, e inizia a sobbalzare un'idea molto molto originale, ovvero quella di voler creare un videoclip per ogni brano del prossimo album. Quindi in fase di scrittura l'album comincia ad avere una sorta di idea concettuale e quando poi viene contattato un regista per dirigere, ovvero un tale Stobe Arihu, per dirigere ogni videoclip dei brani dell'album, lo stesso regista suggerisce a Tomas Opanen che a questo punto potrebbe vedere concretizzarsi l'idea di realizzare un vero e proprio film sull'idea concettuale dell'album, e infatti è quello che avverrà. Ma intanto bisogna dire che l'album viene annunciato come Imaginarium inizialmente, poi con il cambiare del concept viene cambiato il nome in Imaginarium. Qui abbiamo anche la notizia che Troy Donotary entra ufficialmente nella band come membro effettivo e quindi Troy adesso si occupa principalmente anche lui da un forte contributo in scrittura per quanto riguarda la musica insieme a Tuomas Holopainen e a Markku Jietala. Ovviamente il concept e i testi principalmente sono tutti di Tuomas Holopainen. Anche in questo disco troviamo appunto ormai l'immancabile orchestrazione di Pip Williams, anzi qui, in questo disco qui più che mai. E il primo singolo dell'album Storytime è l'unico anche che presenta un videoclip che è appunto il videoclip e il making of, in un certo senso, del film. E l'album quindi esce il 30 novembre 2011, eccolo qui, Imaginarium. Questa è la edizione deluxe, infatti contiene la versione due dischi, disco 1 album e disco 2 l'album strumentale, contiene anche un poster. Ecco, faccio vedere. CD1, CD2 strumentale e poi vi faccio vedere il poster in un prossimo video unboxing che sarà dedicato ai Nightwish, di tutta la discografia dei Nightwish. E vado a leggervi la track list anche qui, dai cataloghi Storytime, Ghost River, Slow Love's Lou, I Want My Tears Back, Scarlet Tale, Arabesque, Turn Loose the Mermaids, Rest Calm, The Crawl, The Hole and the Dove, Last Ride of the Day e la suite Song of Myself che comprende From a Dusty Bookshelf, All That Glitters Living Still, Piano Black, Love e per finire il brano strumentale Imaginarium. Con Imaginarium i Nightwish vanno in tour, l'Imaginarium World Tour un successo strepitoso. Il film esce anche nelle sale in Finlandia, in Germania e in Austria e mi sembra anche in Francia, in Italia no, all'estero poi è uscito anche in formato Blu-ray e mi è dispiaciuto che in Italia non è uscito il film perché merita veramente tantissimo. Il film parla di
un musicista invecchiato, che poi in un certo senso sarebbe lo stesso Tuomas Holopainen, che in fin di vita cerca di ricongiungersi con la figlia perché stanno in questi rapporti un po' burrascosi, perché ha sempre messo la band in primo luogo più che quello della famiglia. E ci sarà tutta una sorta di riscoperta della figlia da parte del padre in questo viaggio, che poi sarà accompagnato sia da lei sia dal padre sul letto dell'ospedale, in una chiave molto astratta e molto fantasy, che gli porteranno un po' a avvicinare il suo rapporto con la figlia e a far capire che in effetti ci sono degli ottimi motivi e che tutto quello che lei pensava del padre non è assolutamente quello che credeva. Un film molto molto bello, un drammatico psicologico in chiave fantasy. La storia è molto reale, ma è sviluppata in chiave fantasy un po' come lo stile della band, e ovviamente poi si risiede un po' anche tutti i testi dell'album, che appunto sono un po' tratti da tutta questa storia scritta da Tuomas Holopainen. Film bellissimo, ottima regia, ottima fotografia, bellissima anche la sceneggiatura. In attrice sono presenti all'interno del film in un paio di scene Tuomas Holopainen un po' di più, essendo anche un po' in un certo senso l'alter ego giovanile del personaggio principale. Detto questo, sia un ennesimo cambio di line-up molto molto importante all'interno della band, perché durante il tour Annette Olson decide di lasciare la band perché infortunata e conscia di non poter continuare il tour dell'album, chiede ai Nightwish una sospensione del tour, cosa che i Nightwish assolutamente non hanno intenzione di fare. Quindi lei lascia il gruppo ufficialmente per questo motivo. Tant'è vero che alcune date restano scoperte, vengono coperte da Eliza Reid degli Amaranth e Alista White Goods, che poi entrerà negli Arch Enemy alla voce. Si troverà una tournista per completare le ultime date del tour, e la tournista è niente poco di meno che Florian Sen, che era la cantante degli After Forever, il gruppo che aveva, in cui era presente anche Mark Jensen prima degli Epica, e lei stessa aveva creato un gruppo, i suoi Revamp, che avevano, di cui aveva pubblicato anche due album, ma che era in una fase di pausa perché Flur aveva un po' di, diciamo così, problemi nella gestire nella band come leader, anche grazie all'eccessivo suonare dal vivo della band negli ultimi anni. E quindi Flur accetta molto volentieri di cantare nel tour dei Nightwish, perché i Nightwish sono uno dei suoi gruppi preferiti in assoluto, come dicevo all'inizio, nonché Oceanborn il suo album preferito e il suo pezzo preferito addirittura, Ghost Love Score. Detto questo, con Florian Sen all'interno del gruppo, il tour ha una svolta inaspettata e riesce ad essere apprezzato veramente da tutti, tanto che la Nuclear Blast spinge i Nightwish a pubblicare un ennesimo live album, e si sceglie la data del Wacken Open Air del 2013, diventato ormai un concerto storico, nonché soprattutto per l'interpretazione di Ghost Love Score con Florian Sen alla voce, che è diventato uno dei video reaction più fatti su YouTube. E quindi ve lo faccio vedere, eccolo qui, il 29 novembre del 2013 esce Showtime Storytime in CD, DVD e Blu-ray. Showtime perché c'è la versione show al Wacken, e Storytime perché c'è anche il documentario che un po' parla dell'album Imaginarium, di tutto il tour e di anche quello poi che è stato l'allontanamento di Annette e l'arrivo come tournista di Florian Sen. Ecco qui, ve lo faccio vedere velocemente.
Bisogna dire che comunque stiamo parlando probabilmente del live più iconico dei Nightwish insieme a End of an Era. Questi erano Blu-ray 1, Show Blu-ray 2 documentario e CD 1 e CD 2 con ovviamente il concerto su disco. E vado a leggervi la scaletta anche qui, che è Duchess of Wonders, Wish I Had an Angel, She Is My Sin, Ghost Driver, Everdream, Storytime, I Want My Tears Back, Nemo, Last of the Wild, Blessed Child, Romanticide, Amaranth, Ghost Love Score, Song of Myself, Last Fight of the Day e Outro Imaginarium. Purtroppo, qui. Questo è anche l'ultimo tour che i Nightwish realizzano con Jukka Nevalainen alla batterista, ormai lo storico batterista, perché purtroppo è malato. Lui dice che è una malattia, quindi dico malato di insonnia e purtroppo non riesce a dormire, quindi gli è impossibilitato restare dietro alla batteria per tutto un tour intero. E quindi al suo posto viene chiamato Kaiato, già batterista tecnico dei Wintersun. Alla fine del tour, Flori Hansen viene annunciata come cantante ufficiale, terza cantante ufficiale dei Nightwish, e il gruppo, proprio grazie all'arrivo di Flori Hansen, ritorna e anche grazie al live Showtime, Storytime. Torna a essere seguita sempre da più persone e con questo bel successo Thomas comincia a scrivere il prossimo album dei Nightwish, il primo con Florian Hansen alla voce e ispirato da quello che poi è stato il concept di Charles Darwin, quello in modo particolare del libro L'origine della specie, comincia un po' a fare queste tematiche che hanno molto a che fare con la natura e con l'origine della specie dell'uomo e con gli antenati dell'uomo. Tanto è vero che all'interno del disco compare come special guest la voce narrante di Richard Dawkins, un noto divulgatore scientifico inglese che leggerà alcuni passi delle opere di Darwin, Carl Sagan e dello stesso Dawkins. E quindi vi faccio vedere l'album che viene chiamato Endless Forms Most Beautiful, pubblicato l'8 maggio 2015 con il singolo di lancio Elan. Eccolo qui, questa è l'edizione Deluxe e vado a leggervi subito la tracklist. Shadow Before the Beautiful, Weak Fantasy, Elan, Your Is an Empty Hope, Our Decades in the Sun, My World, An Endless Form Most Beautiful, Edemaru, Harpegro, Dies of Shabbat Gula e la suite The Greatest Show on Earth che diventerà un'altra pietra miliare della band, tanto che ancora oggi in tour insieme a Ghost Love Store segna la chiusura della scaletta che comprende, questa suite comprende 4.6, Life, The Toolmaker, Understanding, e sia World Drifted. Qui c'è la versione album e la versione strumentale del disco. Ecco qui. E un po' il disco ha un ottimo successo di pubblico, anche se si credeva che Flori Hansen fosse messo un po' più al centro dell'attenzione. Cosa che poi Flori Hansen dirà che lei si è limitata solo a cantare, che di tutta la gestazione e la scrittura del disco se ne occupa Thomas come da tradizione da sempre per i Nightwish. Questo porta ad un altro ennesimo successo, uno dei tour più di successo dei Nightwish, ovvero l'Endless Forms Most Beautiful Tour. Tanto che il loro fotografo storico, Timo Isoao, pubblica anche un libro, sia fotografico e sia redatto da interviste dietro le quinte del tour, che purtroppo in Italia, come da tradizione, non è uscito in Germania e in America. Bellissimo libro, tra l'altro io ce l'ho in tedesco, un bel mattone da leggere, bello grosso, corposo, ma è veramente, veramente bello. E
Una cosa importante è che, visto il successo del tour, ancora una volta sia l'ennesimo live, e sono state registrate le date alla Wembley Arena di Londra e soprattutto quella di Tampere in Finlandia, nello stadio, perché sono alcuni tra i luoghi più importanti di cui i Nightwish hanno suonato. E questi poi faranno parte del nuovo DVD, Blu-ray e CD dei Nightwish Live, ovvero Vehicle of Spirit, uscito il 9 dicembre 2016. Io ho questa edizione in Blu-ray e abbiamo un disco con lo show a Wembley e un disco con lo show allo stadio di Tampere, più contenuti extra, ovvero un'intervista a Richard Dawkins che è presente come special guest all'interno del concerto del Wembley, oltre poi a vari videoclip live tratti da durante il tour. E vado a leggervi la tracklist. Per quanto riguarda lo show di Wembley, troviamo Shattered Before the Beautiful, Yours is an Empty Hope, Everdream, Storytime, My Warden, While Your Lips Are Still Red, Elan, Weak Fantasy, 7 Days to the Wolves, Harpenglow, The Poet and the Pendulum, Nemo, I Want My Tears Back, Stargazers, Ghost Love Score, Last Night of the Day, The Greatest Show on Earth. Invece la scaletta di Tampere è leggermente diversa, anche lo show è leggermente diverso perché la location è leggermente diversa, quindi sono veramente due show molto diversi per quanto riguarda i Nightwish e sempre dello stesso tour. Quindi la scaletta di Tampere è Shattered Before the Beautiful, Yours is an Empty Hope, Amaranth, Chase My Sin, Track Chest of Wonders, My Warden, This Lander, Elan, Weak Fantasy, Storytime, Endless for Most Beautiful, Harpenglow, Stargazers, Sleeping Sun, Ghost Love Score, Last Night of the Day e The Greatest Show on Earth. Per quanto riguarda invece i miei brani preferiti di Endless for Most Beautiful, ripeto, disco che ha comunque avuto un grandissimo successo, io consiglio Weak Fantasy, Yours is an Empty Hope, Our the Goddess in the Sun, Endless for Most Beautiful e la suite The Greatest Show on Earth. Siamo arrivati all'anniversario dei Nightwish e quindi il 9 marzo 2018 viene pubblicata la raccolta The Greatest, formata da due dischi che comprende un po' ripercorre tutta la storia della band da Angel for Fist a Endless for Most Beautiful, con una selezione su due dischi di brani di almeno uno per album, in ordine dal più recente al più vecchio. Infatti ci sono anche i brani dei demo e sono tutti rimasterizzati. A questo si ha il Decades World Tour, ovvero il tour dedicato all'anniversario, e questo tour risulta essere molto molto interessante perché vengono suonati dei pezzi storici di Nightwish, anche dei primi album che era da tempo che non venivano suonati dal vivo, o almeno non in così grossa quantità. E con Florian Hansen alla voce riesce a fare un ottimo lavoro sia per quanto riguarda brani incisi con lei, sia per quanto riguarda i brani dei due dischi incisi con Annette Olson, e soprattutto anche per quanto riguarda i brani storici incisi con Tarja Turunen. Quindi ancora una volta Florian Hansen dimostra di essere in grado di poter cantare e fare di tutto, e quindi questo porta ad avere ancora più successo alla band. Infatti l'11 ottobre 2019 c'è l'uscita del live Decades Live in Buenos Aires, per ora l'ultimo album della band, che l'11 ottobre viene annunciato l'uscita il 6 dicembre del 2019, e eccolo qui, è uscito anche questo in CD, in Blu-ray e poi successivamente anche a grande richiesta su DVD, insieme all'aver visto solo in Blu-ray e in CD. E la scaletta è la seguente: Svoneart, End of Valor, Push Against an Angel, Tet Man Down, Come Cover Me, Gethsemane, Elan, Sacrament of Wilderness, Deep Silence, Complete Dead Boy's Poem, Elvening, Elvenpath, Want My Tears Back, Amaranth, The Carpenter, The Kingslayer, Devil Let Dick Duck, Ocean, Nemo, Sacred Dreamers, The Greatest Show on Earth e Ghost Love Score, registrato il 30 settembre 2018 a Buenos Aires. Fantastico.
faccio vedere anche un po' l'interno. Ecco, anche se stavolta però non c'è alcun contenuto speciale, a differenza dei live precedenti, questa cosa un po' mi dispiace. Detto questo, siamo arrivati ormai al 2020, i Nightwish cominciano a registrare quello che per ora è l'ultimo album, uscito poi durante la pandemia di Covid-19, e ancora una volta Thomas è ossessionato da queste tematiche per quanto riguarda la natura e l'ambiente, tanto che l'album successivo, l'ultimo, è formato da due dischi. Il primo disco è dedicato al lato umano, il secondo disco al lato della natura. Quindi il primo disco è composto da pezzi suonati e cantati, il secondo disco da pezzi strumentali e con, a parte qualche coro, troviamo un po' di suoni della natura, con delle atmosfere molto molto fiabesche da colonna sonora, paesaggi, rumore di alberi, vento, ruscelli, uccelli, eccetera. E quindi il 16 gennaio 2020 viene annunciato Human Nature, uscito poi il 10 aprile in piena pandemia. Eccolo qui, questa è l'edizione Tour Edition, uscita nel 2022. Perché poi, siccome c'è stata la pandemia e Covid-19 non sono potuti andare in tour, hanno iniziato il tour nel 2021 e prosegue fino a quest'anno. Vado a leggere anche qui la tracklist, disco 1, il lato umano, Music, Noise, Showmaker, Harvest, Pan, Hold the Earth, Procession, Tribal e Endlessness. Disco 2 è una suite chiamata The Walks of Nature, Which Are on the World, formata da 8 pezzi, tutti appunto strumentali: Vista, The Blue, The Green, Moose, Aurorae, Quieted Snow, Anthroposenin e Ad Astra, che Ad Astra, tra l'altra, fa anche da contrattare ad un progetto molto importante dedicato all'ambiente. Infatti fanno anche un videoclip con un'associazione che si occupa appunto di beneficenza per quanto riguarda la questione ambientale. E siccome c'è stata la pandemia di mezzo, decidono di fare un virtual live a pagamento su internet per essere visto dagli utenti. Si comprava un biglietto, io l'ho preso, ho fatto anche la recensione su YouTube, chiamato appunto An Evening with Nightwish in a Virtual Show, un live ad Islander Arms, su questa taverna virtuale disegnata al PC tramite motore grafico Unreal Engine. Loro erano in una stanza con lo schermo verde, hanno suonato in uno studio di registrazione e poi sono stati applicati sopra gli effetti di questa bellissima taverna tutta fantasy, circondata dalla in base ai testi cambiava il paesaggio da inverno, estate, primavera, autunno, così c'era acqua, fuoco, vento, neve, eccetera. E sono riusciti a vendere 15.000 biglietti per questo evento live, composto in due date con due scalette diverse. Inizialmente doveva essere fatto a febbraio, poi è stato rimandato a maggio perché purtroppo c'è stata l'uscita dalla band di Marco Ietala, che ormai era entrato nel 2001, perché lui diceva che soffriva di depressione, si era preso una pausa dalla vita pubblica e dalla musica. Quindi i Nightwish si ritrovano ancora una volta a perdere un membro importante e nel frattempo Kayato, l'anno prima, è stato ufficialmente dichiarato membro ufficiale della band alla batteria, perché Jukka Nevalainen ha ancora problemi di insonnia, quindi Jukka si occuperà del lato gestionale della band. Infatti è presente durante il tour dietro le quinte ad alcune date, è presente anche sul disco nei ringraziamenti per quanto riguarda la gestazione del management, eccetera eccetera, ma comunque sul disco e nei tour ormai suona ufficialmente Kayato. E quindi con l'uscita di Marco Ietala
che tra l'altro lo stesso Tuomas Holopainen aveva pensato questa volta come la fine della band, tanto è vero che inizialmente aveva intenzione di concludere l'avventura di Nightwish, ma si è poi reso conto durante una riunione che hanno fatto che non era il modo giusto per concludere tutti questi anni di carriera di Nightwish, che aveva ancora tanto da dire nella band, che ancora non aveva fatto il suo corso. Una cosa però che disse, cioè certa, fu che se Florian Sen lascerà la band, sicuramente sarà stata la fine di Nightwish. Detto questo, a scopo informativo, a maggio ci fu appunto l'evento, il 28 e 29 maggio, due scalette diverse, e la prima data e poi è stata venduta alla piattaforma di streaming Stack, su una piattaforma di streaming finlandese, mentre la seconda data inizialmente è stata pubblicata su DVD come bootleg ufficiale sullo store di Nightwish, poi è stato pubblicato anche in Blu-ray ufficialmente in allegato all'edizione di Human Nature Tour Edition. Per questo ho preso questa edizione, eccolo qui, e vado a leggervi anche la tracklist di questo live virtuale. Intro: Nuice, Panettella, Up and Grow, Eran, Storytime, House the Earth, Harvest, A Chest of Wonders, Second Might is Back, Everdream, Nemo, Sleeping Sun, Pan, Last Ride of the Day, Ghost of Score, The Greatest Showman Earth e Ad Astra. E questa qui è la lineup attuale, appunto, con il nuovo bassista turnista che è Jukka Koskinen, che come ormai da tradizione Jukka Koskinen si è fatto il tour come bassista turnista, e poi alla conclusione del tour dell'anno scorso è stato ufficialmente dichiarato membro di Nightwish come bassista, e purtroppo che lui era già nei Wintersun, e poi devo dire che entrando ufficialmente nei Nightwish, purtroppo abbiamo perso la voce di Makko Hietala, che durante il tour viene sostituito anche sul disco da Troy Donotley, perché comunque Makko Hietala in Human Nature è presente all'interno del disco. Nel tour già le sue parti vocali, alcune vengono fatte da Furry, altre da Troy Donotley, anche se Troy è un ottimo corista, un buon cantante, però la voce di Marco è inimitabile, molto originale, quindi la differenza si sente, e purtroppo mi dispiace che Marco non sia più nella band, come dispiace a tantissimi. Detto questo, inizia il Human Nature World Tour, inizia nel 2012 e si conclude a giugno del 2013. Intanto, tra una pausa e l'altra, Tuomas Holopainen ha già scritto i pezzi per il prossimo album, i demi esistono già e ha già noleggiato lo studio di registrazione per l'estate, che appena ci saranno le ultime date del tour, cominceranno a registrare il nuovo album. È stato già annunciato che saranno 12 pezzi, tra cui 3 saranno singoli con tanto di videoclip allegati, però hanno deciso di prendersi una pausa dai tour, e quindi il prossimo disco non sarà supportato da un tour. Decisione che tra l'altro lascia un po' perplessi, perché sembra quasi un po' che questa decisione di Marco Chiesa di lasciare la band abbia un po' fatto perdere un po' di entusiasmo, anche se comunque l'Human Nature World Tour è andato alla grande. Tra l'altro, le due date di Amsterdam a novembre 2022 sono state registrate per una futura edizione in CD, Blu-ray e DVD, eccetera, quindi live ufficiale, e quindi il futuro si aspetta il nuovo live di Nightwish e il nuovo album con i 3 videoclip, fino a quando poi andranno in pausa. Questo non è dato sapersi, ma Thomas ha annunciato che non c'entrano nulla i progetti personali, tra cui la carriera che Fur appena ha iniziato da solista come cantautrice. Non c'è niente, nemmeno la gravidanza di Furre, e soprattutto non ci sono problemi con gli altri membri della band, ma è semplicemente una decisione personale che serve anche per dare un maggiore risalto al futuro della band. Quindi, da come ha detto Tuomas Holopainen, è una pausa obbligata per dare
ancora un ottimo futuro alla band, quindi molto probabilmente sentono un po' di pressione, un po' di stanchezza. Detto ciò, questo è tutto quello che riguarda i Nightwish, penso di aver detto tutto. Il video è stato un po' lunghino, ma comunque tutti questi anni di carriera, dal 96 al 2023, sono 26 anni di carriera, quindi un po' di cose ce n'erano da dire. Io vi ringrazio a tutti per aver visto il video, condividetelo con gli amici se vi è piaciuto, commentate, ditemi cosa ne pensate, se i Nightwish vi piacciono, cosa pensate di tutti questi cambiamenti di line-up e soprattutto non vi dimenticate di attivare la campanella sopra per essere avvisati sulle notifiche per i prossimi video e noi ci vediamo tutti nei prossimi video che sono reaction, recensioni, unboxing. E soprattutto fatemi sapere se vi piace questo nuovo format del canale. Ciao a tutti e grazie per la visione.